garantire un degno successore ad un esemplare così iconico e popolare non è mai facile. La nuova serie 3 cambia decisamente look, nuovo family feeling rispettato, doppia calandra più grande sul muso e firma LED posteriore singola che termina con un accento all'insù. Più lunga del modello che va a sostituire di oltre 8 cm, le dona una linea più dinamica e sportiva che in passato. La nuova serie 3 rappresenta per il gruppo BMW finalmente il ritorno su un segmento molto importante, che è il segmento delle sportive, delle berline sportive, che in questo momento sta attraversando una fase difficile perché il cliente si sta spostando su altre proposte, ma noi arriviamo con probabilmente la proposta più tecnologica, più bella e più funzionale. Dal lancio previsto a primavera, la nuova serie 3 a tre volumi sarà venduta con 5 motori. Si va dalle unità a benzina da 184 a 258 cavalli all'accoppiata diesel 150 o 190 cavalli. La quinta versione, sempre a gasolio, è invece rappresentata dal potente 6 cilindri da 265 cavalli di potenza. L'aumento di dimensioni si nota a bordo. Grazie al passo più lungo c'è più spazio per chi siede sul divano posteriore, garantendo più comodità sulle lunghe percorrenze. Durante lo sviluppo del telaio, sia dal punto di vista strutturale che tecnologico, sono state introdotte una serie di linee guida: maneggevolezza, sterzo ad alta precisione, spazi di frenata inferiori e migliore dinamica di guida. Nel complesso, la nuova serie 3 berlina, in base alla versione, può arrivare a pesare circa 55 kg in meno rispetto alla vecchia edizione. Inoltre ha un baricentro basso ed una distribuzione del peso ottimale 50-50. Invece la rigidità della struttura è significativamente aumentata. Molti i sistemi di assistenza che regalano un assaggio di guida autonoma. Fin dall'allestimento base abbiamo l'avviso di collisione o il riconoscimento del pedone e dei ciclisti, con la funzione di frenata automatica per la città. Dopo il grande successo riscosso dalla C3 Aircross, Citroën punta forte sul design rivoluzionario e caratteristico della gamma Aircross, ampliandola con un nuovo SUV di segmento superiore, la C5 Aircross. In Italia è disponibile nelle versioni Live, Feel e Shine, c'è una versione business anche per i clienti aziende. La gamma motori, sono disponibili motori benzina e diesel, a partire dai PureTech benzina 130 fino al più potente 180 con cambio automatico a 8 rapporti e anche la gamma diesel da 130 a 180 cavalli anche con cambio automatico a 8 rapporti. Gli air bump sono sicuramente tra i dettagli più caratteristici della nuova scocca. I gruppi ottici rimangono sdoppiati e le barre sul tetto riprendono il design introdotto con C4 Cactus. Punto forte della nuova C5 Aircross, come da buona tradizione dei brand francesi, risulta la comodità a bordo. L'abitacolo è ampio, lo spazio non manca anche per chi siede sul divano posteriore, che è scorrevole, e i sedili sono delle vere poltrone. Alla comodità della seduta si aggiunge l'assorbimento esemplare delle nuove sospensioni con smorzatori idraulici che la rendono un vero e proprio tappeto volante. Non è di certo una vettura pensata per garantire performance di guida appaganti sotto il profilo della sportività, ma il propulsore diesel 1.5 da 130 cavalli le assicura comunque una bella vivacità grazie anche al cambio automatico. Disponibile anche una versione diesel 2 litri da 180 cavalli e 2 benzina con le stesse potenze. La C5 Aircross si schiera dunque in un segmento agguerrito, con rivali affermate come la cugina Peugeot 3008 e la Hyundai Tucson. Renault presenta su Captur il motore benzina di nuova generazione.
Anche la gamma si rinnova con la nuova Sport Edition Mai 2019 caratterizzata da fari full LED, tinte bicolor e nuovi cerchi in lega da 16 pollici. La versione Sport Edition Mai 2019 si affianca alla già esistente Sport Edition al quadrato, che in aggiunta prevede di serie Orlink Evolution compatibile con Android Auto, Easy Access System 2, che è il sistema mani libere per facilitare l'accesso a bordo e l'ascensione senza l'utilizzo delle chiavi, ma anche sensori di parcheggio anteriori, climatizzatore automatico, sellerie in tessuto e pelle TEP, schi anteriore e posteriore e cerchi in lega da 17 pollici diamantati black. La vita a bordo è resa semplice dalla tecnologia Smart Nav Evolution con schermo touch da 7 pollici. Debutta anche il nuovo motore turbo benzina iniezione diretta, sviluppato in collaborazione con Daimler. Il nuovo motore 1003 TCE è stato declinato su due livelli di potenza, 130 e 150 cavalli. Quest'ultimo disponibile sia con cambio manuale a 6 marce che con il cambio automatico a doppia frizione e DC a 6 rapporti. La nuova motorizzazione offre progressi significativi in termini di piacere di guida, con una coppia più elevata ai bassi regimi ed una disponibilità della potenza maggiore e costante agli alti regimi, contenendo parallelamente i consumi e le emissioni di CO2. Nel 2018, per il quarto anno consecutivo, Renault si conferma quarta marca sul mercato italiano e dal 2015 il Captur è il B-SUV più venduto del segmento. Con l'introduzione di questo modello, Lexus sarà presente nel mondo dei crossover premium con una proposta unica, il primo crossover compatto ibrido elettrico. In Italia, UX sarà disponibile appunto solo in versione ibrido elettrica con un sistema che combina un nuovo motore benzina 2 litri a ciclo Atkinson con un potente motore elettrico da 80 kW per una potenza complessiva di 184 cavalli e un'accelerazione da 0 a 100 orari in soli 8 secondi e mezzo. Il sistema Full Hybrid Electric di quarta generazione è capace di privilegiare ancora di più la componente elettrica nell'ambito del sistema ibrido, raggiungendo i 115 km orari in modalità elettrica. I livelli di consumi ed emissioni risultano decisamente più bassi rispetto alle vetture convenzionali dello stesso segmento. In condizioni di guida reale, UX Hybrid riesce a percorrere fino al 50% del tempo in modalità elettrica in città. La vettura è sviluppata sulla nuova piattaforma GAC, capace di assicurare i massimi livelli di sicurezza e stabilità e garantire una straordinaria rigidità strutturale grazie all'utilizzo di materiali ad elevata elasticità. Il baricentro è il più basso della categoria, una caratteristica di fondamentale importanza per la maneggevolezza e il piacere di guida. Queste caratteristiche vengono ulteriormente esaltate anche dalle numerose misure volte a ridurre il peso della vettura, tra cui l'impiego di pannelli in alluminio per le portiere, per i parafanghi e il cofano, e i materiali in resina per il portellone posteriore. I prezzi di listino saranno a partire da 37.900 euro per la versione Executive Business, prezzo che scenderà a 33.900 grazie agli Hybrid Bonus di 4.000 euro in caso di permuta e rottamazione. La piccola di casa Audi torna con tante novità e si allinea con i tratti stilistici dell'ultima generazione dei quattro anelli. Le proporzioni della carrozzeria rimangono simili alla generazione precedente, ma il modo in cui sono interpretate è tutto nuovo. Le linee tese spigolose le donano grande sportività, la calandra ha una nuova trama in 3D con finiture nere e la firma luminosa dei gruppi ottici è completamente nuova. La nuova Audi A1 cresce di dimensioni, grazie all'adozione della nuova piattaforma condivisa con le sorelle Ibiza e Polo, guadagna 5 cm in lunghezza e 10 di passo.
Ora l'abitacolo risulta più comodo e spazioso, anche per chi siede dietro. Di serie arriva il Virtual Cockpit Audi, molto curato e definito, anche se con meno personalizzazioni rispetto alle sorelle maggiori, e il nuovo sistema di infotainment intuitivo e facile da usare. Peccato che sia il navigatore che le piattaforme per Android ed Apple siano optional da pagare profumatamente. Sotto al cofano troviamo, nell'esemplare della nostra prova, il propulsore 1.3 cilindri da 116 cavalli e 200 Nm di coppia. Per essere un motore così piccolo non fa mai mancare la sua spinta e il cambio S-Tronic a 7 rapporti ne gestisce l'erogazione alla perfezione, mantenendolo sempre molto basso di giri, diminuendo così anche i consumi. Il comportamento dinamico è piacevole, in città rimane morbida sulle asperità più marcate senza però mancare di precisione in curva. In aggiunta come optional ci sono le sospensioni sportive adattive incluse nel Dynamic Pack. La nuova Audi A1 incarna bene il concetto di premium riportato nel segmento delle cittadine. La lista degli optional rimane però troppo lunga, facendo lievitare velocemente il prezzo oltre i 30.000 euro per un esemplare ben allestito. Questo modello di McLaren a vantare il fregio long tail, ovvero coda lunga, è la nuova 600 LT Spider. Il marchio LT è simbolo di prestazioni aumentate, peso ridotto, aerodinamica ottimizzata e serie limitata. Una ricetta sempre vincente nel mondo delle supercar. Grazie allo chassis interamente in carbonio, la Spider riesce a mantenere la stessa rigidità senza il bisogno di ulteriori rinforzi. Nonostante la versione a cielo aperto pesi 50 kg in più rispetto alla coupé, il rapporto peso-potenza rimane altissimo. Il tetto rigido rispetto alla tela garantisce più sicurezza e resistenza, mantenendo l'abitacolo raffinato e curato nei minimi particolari, dove tutto è finalizzato alla riduzione di peso. I sedili sportivi in fibra di carbonio derivano direttamente dalla mitica P1. Il propulsore potenziato della 600 LT Spider, un V8 biturbo da 600 cavalli di potenza, è supportato da un cambio a 7 rapporti doppia frizione, seamless shift, che nella modalità sport propone cambi di marcia più rapidi e un suono inconfondibile e coinvolgente dai tipici scarichi alti. La 600 LT Spider raggiunge i 100 km/h in meno di 3 secondi.